No, raga, ma cos'è sta cosa? Ma state scherzando? Cosa cavolo è successo? Ma Qua. dove sono? No, allora, questa doveva essere la Hardcraft. Perché questo mondo è diverso? Ma no, ma vedete. Scusate, tunisiani, ma vedete che c'è anche l'inventario uguale? Cioè, nel senso, è letteralmente uguale alla scorsa volta. A parte, scusate, ma cos'è questa cosa? È un libro. Sono ritornato, Inv. No, per favore. Come? No, per favore, no, per favore, no, per favore, per favore, per favore, no! No, 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 è ritornato! Accidenti! Io lo sapevo, alla fine quello là ritornava, ritornava. Era solo questione di tempo. È uno di voi, tunisiani, uno di voi, un hacker pazzo, malato di mente, ok? Allora, se mi stai sentendo, per favore, smettila di perseguirmi. Grazie, se stai guardando questo video, io voglio solo fare YouTube in pace senza bisogno di far. Allora, io farò vedere tutte queste cose, ok? Perché non è possibile. Voglio documentare tutto questo. Voglio farvi vedere, tunisiani, quello che fa questo pazzo. Ma cos'è quella cosa, scusate? Allora, prima di tutto non voglio offenderlo, quindi ti chiedo scusa magari se ti sei sentito offeso, ok? Però, davvero, se stai guardando questo video, Inv, basta, ok? Cioè, nel senso, sei molto bravo come hacker. Ma sinceramente non so. Oh mio Dio, c'è pure un creeper. Non so come fai a fare queste cose, ok? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Perfetto, ho pure fatto esplodere un creeper, no? Come se non bastasse. Scusate, ma cos'è? No, per favore, non mi dite. Io ho visto un cartello. Ho visto un cartello. Io lo sapevo. No, cos'è? No, 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 questo è un SCP. No, eccoci, ho liberato un SCP. Non fa niente, vero? Non sembra fare niente, però. Oh, oh, oddio, ma cos'è? Scusa, scusa, posso. Ho appena liberato degli SCP, ma. Ci rendiamo conto, scusate. No, 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 allora, io devo andare. Posso andare, per favore? SCP, posso andare? Che tipo di SCP è questo? Mi sembra. Aspetta, c'è scritto il cartello? No, 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 no! Oh, oh, ehi, ehi! Allora, siamo in. No, 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 no,
vengono. Oh no, 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 Dunisiani. Porca miseria! Porca di quella miseria, dove ci siamo cacciati? Inv, per favore, basta, se stai vedendo questo video, smetti. Io, allora, questo era il mondo dell'Artcraft, ok? Io, è tutto cambiato, e solo l'inventario è rimasto uguale. E poi sti cosi, sti SCP, io non so nemmeno che tipo di SCP sono. Non mi ricordo, li ho appena liberati. Io ho visto che era un SCP, perché c'era il cartello, no? Il cartello Euclid. Ne ero abbastanza sicuro. Adesso sapete cosa facciamo? Andiamo a vedere, perché ci sono delle modalità di interazione con ogni SCP, da quanto io ne so. Cioè, nel senso, praticamente ci sono delle tecniche, no? Per contenere queste SCP e per far sì che stiano buoni e tranquilli. E quindi ci sono dei modi di interazione, quindi dobbiamo interagire bene con queste SCP. Allora, questo è l'SCP-059-FR. Ok. Sinceramente non ho la più pallida idea di quello che caspita fa questo SCP. Non ne ho la più pallida idea, ma adesso faccio una breve ricerca. Ah ragazzi, ho capito tutto di questo SCP. Allora, cioè più o meno tutto. Nel senso, allora, praticamente questo SCP-059 non è questo qua, da quello che ho capito. Fondamentalmente dovrebbe essere una... appunto queste cose di neve, diciamo, questi piccoli, diciamo, queste piccole tempeste di neve sono chiamate. E questo dovrebbe essere l'SCP-059. Ma questo SCP ha un'istanza chiamata SCP-059-1, che vuol dire praticamente che, diciamo, crea questi predatori che fondamentalmente ti uccidono. Cioè, questo SCP fa questo, ti uccidono. Ok, allora, io credo che Inv, non lo so, abbia qualcosa a che fare a questo punto con questi SCP. O comunque con la neve, non ne ho idea. E sinceramente non so nemmeno perché fa queste cose. Ma allora, il punto qua della situazione è che a parte che abbiamo liberato degli SCP nel mondo, perché non sapevo che cosa fossero. Forse dovrei chiudere. Sì, allora, vado a chiudere, ma sinceramente poi sono chiusi col legno. Ma scusate, ma com'è che fanno a contenere questi predatori? Cioè, ma io veramente sono stato colpito
off camera e veramente sono delle bestie, ma veramente orribili. Guarda, poi seguono, guardate come ci seguono. No, vabbè, impossibile. No, 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 no. E poi, cioè, vi assicuro, io gli ho dato tipo 3 spadate ad uno di questo e non è successo niente. Zero, lo zero più totale. Cioè, praticamente hanno pure una vita infinita, cioè, non infinita perché è un po' impossibile, però comunque hanno una vita molto lunga. E questo praticamente è l'SCP, questa neve qua. E queste sono le istanze di questa neve ed è abbastanza inquietante. Allora, però come ho detto prima, il punto della situazione qua è Inv, perché noi qua possiamo visitare, possiamo sapere tutto quello che, no, tutto di questo SCP, no, degli SCP che ci fa vedere questo pazzo di Inv. E sinceramente non so nemmeno come caspita ha fatto a mettermi gli SCP nel mondo, se io prima ero in 1.16, no? Oddio, era nella... Oddio. Raga, mi sono appena accorto di una cosa. Io ero nella modalità hardcore. Sapete cosa vuol dire? Vedete i cuori in basso? Vuol dire che se muoio una volta, qua è finita. No, 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 no. Allora, ho capito, dobbiamo trovare dei metodi di protezione migliori. Perché qua, che tipo di metodi di protezione cerchiamo allora? Domanda. Che tipo di metodi di protezione? Perché possiamo cercare delle armature migliori, più buone. Ma questo pazzo di Inv, non so, cioè, mi ha anche messo... Ma poi questa neve si sposta, scusate. Mi sa di sì. Oh mio Dio, no, dai, per favore. Sono abbastanza impaurito da questa situazione ed è pure notte, no? Come se non bastasse. Qua ci sono dei predatori pronti ad uccidermi. Io sinceramente non so che cosa fare, sono abbastanza sconcertato. Io direi di andare avanti e vedere che cosa c'è in questo mondo, perché sinceramente secondo me Inv ci sta nascondendo qualcosa. E secondo me a questo punto dobbiamo avere una base di protezione, perché è impossibile sopravvivere altrimenti. È veramente impossibile. Guardate qua, quanti ce ne sono. No, è impossibile. È impossibile. Come caspita facciamo noi a proseguire su questa strada? Ciò che posso fare qua è farmi velocemente un pillar. Andare, eccoci, aiuto. Andare da questa parte, fare un pillar immediatamente. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ho rischiato, qua l'ho rischiata, ma dovevo farlo per forza. Perché dobbiamo, in un qualche modo dobbiamo scappare da questi predatori. Perché siamo circondati. Io li avevo pure liberati da stupido, ma perché ovviamente vedo una struttura. Non vado a pensare che è un SCP, no. Vabbè, ci rivediamo dopo e vediamo cosa trovo. Guardate cosa ho trovato là. Un'altra struttura, diciamo, degli SCP, lo sapevo. Che tipo, che SCP sarà questo, scusa? No, però aspettate, io non posso entrare in questa cella. Non ho una keycard. No. Oh mio Dio. No, raga, ma cos'è sta cosa? Ma state scherzando? Cosa cavolo è successo qua? Il mondo si è letteralmente diviso a metà. Come... Oh mio Dio, cosa cavolo è successo? No, 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 no. Io non so proprio cosa pensare. Cioè, io non ho le parole. Non ho parole, non ho... Io boh. No, io sono sempre più scioccato da Inv. Cioè, porca miseria. Cosa, perché ha fatto queste cose? Spiegatemelo, perché? Perché? Perché mi ha messo gli SCP nel mondo? Cosa vuole questo Inv da me? Perché? Vabbè, è l'unica cosa comunque per poter vedere questo SCP, l'unica cosa per poter vedere questo SCP è spaccare. Mi spiace, lo so, è sbagliato, ma dobbiamo spaccare. Allora, qua ci sono delle cose... Aspetta, ma io ho visto il cartello. SCP 173, ecco, lo sapevo. Questa è la classica statua, eccola qua. Bene, perfetto, no? Cioè, cosa ci voleva di più, no? Della statua, Poi qua cos'è che c'è? Oh mio Dio! Una keycard, ok, perfetto, perfetto. Scusate, ma questo mi sembra strano. Sembrava messa là in una posizione abbastanza classica. Cioè, non lo so, secondo me l'ha messa Inv, io ve lo dico. Cioè, io ho questa impressione. Poi secondo me è presente Inv, per forza. Da qua si esce. Ok, poi queste porte, porca miseria, fanno un casino assurdo. Se volete vi spiego anche che cos'è questo SCP-173. Però un po' tutti la conoscono, però lo dico per chi non lo conosce. Allora, praticamente, SCP appunto 173 è una statua che se tu la guardi, lei non si muove e non ti uccide. Invece se non la guardi, cos'è che fa? Guardate, si muove e ti viene ad uccidere, ok? Se non la guardi, tipo lei si muove quando non la guardi. Quindi io sinceramente non mi sento nemmeno in grado di entrare là dentro.
Allora, se volete io vi posso far vedere, però diciamo che mi sento abbastanza preoccupato per questa cosa. Perché eccoci, adesso siamo in trappola praticamente. Perfetto, Dunis, no? Cioè, più perfetto di così non si può. Mannaggia a me, alle mie idee stupide. Allora, cos'è che faccio ora per uscire? Vabbè, praticamente adesso quando non la guarderò. Ok, guardate. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Madonna, madonna. No, vabbè. Accidenti a Inv e alle sue idee stupide. Allora, Inv, per favore, smettila. Ok? Non è divertente. Basta. Se stai guardando questo video, non è divertente. Non ci senti. Non è divertente, è inquietante. Secondo me è anche per questo che lo fa, per mettere paura, per metterci paura. Allora, dobbiamo trovare chi è questo Inv, dobbiamo capire perché non è possibile continuare con questo mondo qua. Poi che caspita è successo qua fuori? Scusate, me lo spiegate. Cos'è successo, Inv? Cosa hai fatto qua? Che caspita hai fatto? Perché? Perché lo hai fatto soprattutto? Che cosa hai fatto, Inv? Basta. Allora, se stai guardando questo video, basta, per favore. Ok? Non è possibile, questo hacker è. Non si fa gli hacker, non si fa, ok. Cioè, è il mio mondo, è la mia serie, perché me l'hai rovinata, ora non posso fare la serie. Perché? Perché tu mi metti gli SCP nel mondo e io adesso rischio di morire ogni passo che faccio, rischio di morire. Perfetto, no? Che su queste note vi lascio qua perché è troppo per me, davvero troppo. Troppo inquietante, non so che caspita succede qua in questo mondo. E non so perché Inv si ostina ancora ora a ritornare.